siamo ancora qui, con più speranza che paura. Buon pomeriggio, bentornati. Oggi è il 22 marzo, è la giornata mondiale dell'acqua. Nel nostro paese, insomma, diciamoci la verità, l'acqua, grazie al cielo, non è che manchi, tranne poi le situazioni estive, eccetera, eccetera. Però questo non vuol dire che la possiamo sprecare. Quindi vi daremo oggi dei consigli utili su come salvaguardare questo bene preziosissimo per tutti noi. La chiamano già l'acqua, l'oro blu del futuro. Poi, naturalmente, oltre a questo ci saranno gli ospiti, un ospite di eccezione che ci accompagnerà nel corso di tutta la puntata, la signora Olga. Parleremo di privacy, di social network e di come possono influenzare le nostre vite. E poi per i tutorial, per le nostre lezioni, tornano il giardiniere Francesco Intini, l'istituzione di fitness Letizia D'Alessandro, che è la preferita del maestro Palatresi, e non mancherà naturalmente la musica. Ciao, il nostro Stefano. Michele, buon pomeriggio a tutti. Pomeriggio. Eh sì, oggi appunto parliamo, come tema principale avremo l'acqua, insomma, hai detto bene te, non diamola per scontata. Per scontata. Quindi già mi viene in mente qualcuno, vediamo se poi la farai oppure no, vediamo, poi ci vedremo dopo. In cucina, Mary? Buon pomeriggio Michele, Stefano e anche a tutti voi. In cucina è tornato Francesco Lucarelli, bentornato, buon pomeriggio. Buongiorno. Cosa ci prepari di buono oggi, Francesco? E oggi faremo una pescatrice al... erbe naturali, mm-hmm, con dei pinoli e una salsa mediterranea, e sì, poi faremo un tagliolino al cacao con gamberi rossi e pomodorino. Insomma, abbiamo un secondo e anche un buon primo piatto. Perfetto. Quasi un menù completo, anzi direi che a completare il tutto ci sarà un cocktail fantastico preparato dalla nostra bar lady Antonella Benedetto. Tutto questo lo vedremo tra poco. Nel frattempo vedo Michele in compagnia di una bellissima donna. Hai detto bene, Mary, sì, è tornata a trovarci per la posta del cuore, la ricorderete, è Rossella. Ciao Michele, buon pomeriggio a tutti. E si vede subito che è un animo... Oggi un abitino molto semplice, sì. La prima cosa che ho preso dall'armadio. Sì, si vede che è un animo sensibile, come dire, vabbè, è in cerca del principe azzurro, è chiaro. E quindi, però, facciamo una cosa, prima di lasciarle la parola in diretta, rivediamo che cosa ha detto qui nel corso di una di queste puntate della posta del cuore. Rossella, l'ultima volta da noi. Sono Rossella, vivo a Modugno e ho 35 anni. Io mi sono accorta che i tempi sono cambiati. Oggigiorno i ragazzi stanno sempre su Facebook. Basta con sti mi piace sulle foto. Cioè, deve corteggiare l'uomo. Cioè, io non vengo più corteggiata da una vita. Non mi piacciono i perfettini. Le persone troppo precise, no, mi spaventano. Mi piace la persona più come me, disordinata. Non chiedo molto. Deve essere una persona simpatica, semplice, cioè, non... Non mi piacciono gli uomini molto costruiti. Deve essere bello, un po' trasgressivo, un po' come me. Anima ribelle. Anima ribelle. Non mi piace il classico principe azzurro, assolutamente no. Okay. Mi piace più guerriero, più che altro. Guerriero. Mi piace, sì, sì. Io sono di poche parole, quindi voglio dire che il mio sogno è quello di sposarmi e avere tanti bimbi. Se anche tu desideri questo, niente, fatti avanti. Io sono qui. Ci sono i corteggiatori guerrieri, ci sono ancora, speriamo. Vedrai che ne incontrerai qualcuno. Intanto come stai? Bene, benissimo. Bentornata, a posto. Posso fare un ringraziamento a tutta la redazione, a tutte le persone che lavorano dietro le quinte, perché sono persone fantastiche e grazie a loro che mi trovo qui adesso. Bene, benissimo. È bello che tu abbia questa sensibilità, è la conferma di quest'animo gentile che caratterizza Rossella. Senti, come sono andati questi giorni? Bene, solite cose, sempre le solite abitudini, teatro, palestra, danza. Ti mantieni in forma, sì, eh? Sì, sì. Ma vai in giro sempre così oppure... Anche a fare la spesa vado così, Michele, sì, sì. Mi conoscono tutti al mio paese perché sono molto esuberante, mi piace vestire. Con la scorta ci Vabbè, ovvio. Ci sono, senti, le mie guardie del corpo. Senti, ma ti hanno scritto qualcuno, si è fatto vivo nei social? Sì, tanti pretendenti, però alla fine... Alla fine? Non si è presentato nessuno. Nessuno, e invece non è vero perché tu vedrai che qualcuno, e più di qualcuno si è fatto vivo. Ma te avevi detto che ti piaceva come tipo, no? Come si chiama il Gabbani? Sì, Francesco Gabbani, il mio cantante preferito. Come tipo, vero? Sì, come sì, look? Sì, sì, sì. E che cos'è che ti piace?
tutto, esteticamente tutto, è il mio prototipo di uomo ideale. Quindi l'anima gemella dovrebbe... deve assomigliare a lui. Deve assomigliare? Sì, sì. E cosa ti deve colpire di un uomo? Il carattere, il look, è molto importante. L'insieme, deve essere nell'insieme, deve essere un bellissimo ragazzo. Un bellissimo ragazzo. Allora, come ti dicevo, sono stati numerosi quelli che si sono fatti avanti, hanno scritto, hanno telefonato, hai fatto bene a ringraziare la nostra redazione che è sempre lì a rispondere alle richieste dei pretendenti della Posta del Cuore. Fra i tanti ne abbiamo scelto uno. Tra l'altro lui, questo qui che ora vedrai, è già venuto qua, anche lui in cerca dell'anima gemella, quindi chissà che non potrebbe essere questa la volta buona per un incontro fra voi due. Allora ti faccio vedere che cosa ha detto e com'è lui quando è venuto a Buon Pomeriggio alla Posta del Cuore. Vediamo. Io il mio futuro lo vedo con una famiglia, io amo i bambini. La relazione migliore non è quella con una persona perfetta, ma quella nella quale ciascun individuo impara a vivere con i difetti dell'altro e ammira le sue qualità. Ci sarà chi ti farà vivere delle belle esperienze. Non rovinare mai il tuo presente per un passato che non ha futuro. Vabbè, non l'ho capito bene questa frase, l'ultima, però non è fondamentale, è un bel ragazzo, Sì, sì, infatti stavo notando anche una vaga somiglianza a Francesco Gabbani, Michele. Non ci resta allora che far entrare il nostro pretendente, Vittorio, entri pure. Vediamo se arriva con passo deciso oppure se la prende con... Bonjour. Ciao Vittorio, ben arrivato. Ciao Michele, ciao. Bonjour madame. Ciao piacere, Vittorio. Fonseo, sì, un po' di Judy. Sì. Hai notato qualche differenza rispetto al filmato? No, ma è uguale poi anche a Francesco Gabbani. Assomiglio? No? Sì, sì, anche il baffetto. Questo è nuovo il baffetto. Appena fatto, un giorno di vita. Guarda qua, guarda. Cioè, sono uguali, Michele? Che ne pensi tu, Miki? Beh, non tocca a me naturalmente esprimere giudizi estetici da questo punto di vista. Devo dire però che l'idea di farsi crescere il baffetto, secondo me, è anche un gesto per, come dire, avvicinarsi. Ma sì, perché proprio ieri ho letto che Gabbani, mentre faceva la barba, gli è scappata la lametta e si è mozzicato il baffo, ha dovuto togliere tutto. Quindi, ho approfittato per... Quindi adesso Gabbani glabro e invece Vittorio col baffo. Perfetto. Senti, che bene pare, che cosa... Allora, aspetta, lei è venuta come, diciamo così, deve esprimere per prima un giudizio, una prima impressione. È un'impressione positiva, Michele. Cosa posso dire? È un bellissimo ragazzo. Grazie, ora facciamo parlare a lui, deve parlare lui. E tu che emozioni provi? Ma ovviamente, come dicevo la prima volta, l'occhio vuole la sua parte, penso che l'ha ottenuta. Qui ce n'è parecchia di parte, no? Bisogna vedere un po', sì, ce n'è parecchia. Vediamo un po' il suo carattere, i suoi pregi, i suoi difetti. Quindi la prima cosa che ti ha colpito cosa sono? I tatuaggi? Ma... sinceramente ho visto altro, però i tatuaggi sono carini. Non ho neanche uno, ad esempio. Quindi lui non ha gli opposti. Neanche uno. Non ha tatuaggi, ma perché sei ostile, li rifiuti? Ma a me piace tutte le cose originali. Scusa, ti faccio una domanda subito. Se per caso, dico per dire, Rossella... Michele, posso fare una domanda? Sì. Di che segno è? Di che segno sei? Secondo te... passione, passione, fuoco. Vabbè, spara. Originalità, cosa? Forse o toro, leone. Secondo, leone. Leone. Che ti dice il leone? Conosci leone? Molto aggressivo. Leone. Ma quando ero piccolo, sì, adesso mi sono calmato. Diciamo che ho fatto già la mia casa. Devo solo uscire dalla gabbia. È un leone che cerca di uscire dalla gabbia. Un leone da accudire, più che altro. Da accudire. Guardatevi un attimo senza parlare adesso, avete parlato abbastanza per un momento. Però guardatevi un attimo negli occhi. Non si può, con le telecamere, Michele. Dobbiamo uscire fuori. Quello poi lo fate tranquillamente, ci mancherebbe soltanto uno sguardo. Un attimo solo che devo... Con gli occhiali o senza, Michele? Non vorrei...
La regia manda una musica, direi, molto appropriata. Può bastare, Michele, dobbiamo continuare. Senti, Vittorio, se Rossella fosse quella giusta, tu cosa organizzeresti per... Beh, dipende. Se in prossimità del suo compleanno gli organizzerei un compleanno indimenticabile, visto che, diciamo, ho abbastanza anni di esperienza nel settore eventi, sfrutterei questa mia esperienza per regalargli un compleanno indimenticabile. Siamo vicini al tuo compleanno? Sì, a giugno. Quindi in ci estate. Si trova bene, un compleanno... Aspetta, siamo ancora a marzo. Devi organizzare eventualmente un incontro, aspettiamo giugno. Un incontro, sinceramente, di fare vedere tutta la mia zona bellissima, la Valle d'Itria, come mai nessuno l'ha fatta vedere. La Valle? Valle d'Itria, zona Valle d'Itria. Conosci? No, non ci sono mai stato. Ti andrebbe di farti guidare? Tu invece che cosa potresti ideare per un primo incontro? Io per Vittorio lo porterei sempre a teatro, ai concerti. Io sono un po' rock, quindi a parte oggi questo vestito, però... Ma con la pioggia, ci pensi tu poi eventualmente? Sì, mi copre lui. Ma anche sotto la pioggia, come si dice, incontro bagnato, incontro fortunato. Dai. Ecco, con dai. I proverbi, tanto Laura. Stiamo giù. Come vorresti arrivata. Essere conquistata tu? Cioè? Con le canzoni, mi deve dedicare ogni giorno canzoni. Una per esempio, la prima che ti viene in mente? Che ne so, una di Francesco Gabbani, dai. Ci sta. Eternamente ora, di Gabbani. Sai cantare, Vittorio? Quando ero piccolo cantavo abbastanza bene. Poi ho avuto un problema alle corde vocali. Quindi sinceramente non canti? Canto. Ho 3-4 canzoni di repertorio. Eros Ramazzotti, Gabbani non l'ho mai provato. Ma Gabbani, possiamo provare un altro? Quale ci senti? Guarda, lì canterei la mia prima canzone dove sordi in karaoke, Adesso tu di Eros Ramazzotti. Prova un po', vediamo. Ed ho imparato che nella vita... Basta così, se no non vorrei rubare i copyright a Eros. No, poi ecco un'altra strofa, piccolina. Ho imparato nella vita... Michele, lo puoi emozionare così? Lo so, è tutto in diretta. Questa è bella, e ci sta. Adesso tu... Continua. Stefano, al maestro, chiediamo al maestro. Ma lei si prepara la canzone, adesso poi... Se mi mette la base, magari mi viene anche meglio. Non so se Stefano ha tempo. Scusa, maestro, vediamo un attimo. Sei adesso tu. Adesso i giorni miei, va tutto bene dal momento che ci sei. Adesso tu, ma non dimentico tutti gli amici miei che sono ancora là. E ci si trova sempre più soli a questa età. Non sa. Basta. Grazie. So, grazie. Mi pare una bellissima atmosfera, eh? Non la cantavo da parecchi anni. Stefano, è stato emozionante. Fortissimo, sei stato perfetto. Io propongo una cosa. Siccome l'atmosfera è bellissima, è come dire, abbastanza calda, vi suggerisco di uscire dallo studio, di conoscervi un po' meglio, parlare, tanto... sempre nei corridoi del nostro studio, certo, con la nostra redazione vicino, e poi ci rivediamo dopo, o insieme o separati, e vediamo. Facciamo il tifo per voi, in bocca al lupo, grazie, a dopo. Grazie Michele, a dopo. Rossella a e Vittorio... facciamo una dedica noi? Facciamo una dedica, come se una dedica di in bocca al lupo. Cantare all'altro una canzone tipo questa. Ricordati di me, questa sera che non hai da fare, e tutta la città allagata da questo temporale, e non c'è sesso e non c'è amore, né tenerezza nel tuo cuore, che
che per me sei sempre tu la sola. Chiama quando vuoi, basta un gesto, forse una parola. E non c'è sesso senza amore. E dura legge nel mio cuore. Ricordati di me. Fantastica, veramente, eh? Sembrava è perfetta. Bravo, sì. Oh, ma sai che qui non c'è soltanto Rossella, qui e poi c'è Mary, naturalmente. È pieno di donne oggi, vero Mary? Michele, non ci siamo fatti mancare proprio niente, perché oggi in cucina c'è un ospite davvero speciale, c'è la signora Olga. Ciao, buonasera, Olga. Buonasera, buonvenuta. Buonasera maestro, buonasera, sono Cucuzza. Ma oh, come stai? Tutto bene? Abbastanza bene, sì. Sono la suocera del Max, ah, sì. Quello dei fichi d'India. Sì, c'è stato. Ma che bell'uomo. Ma tutto eh? Bene? Sì, abbastanza. Allora, senti, ti presento Francesco Lucarelli, che è il nostro Francesco, piacere, Olga. Vi incontrate per la prima volta anche sì, voi? Sì, non ci siamo mai visti. Non vi siete mai incontrati? Io ho fatto l'amore solo col Cucuzza, eh? Ma dai, ma non mi ha detto niente. Mi ha portato dietro al cimitero, mi ha detto ti faccio morire, così scavalchi, sei già arrivato. Però ne abbiamo fatte due, il tentativo e una rinuncia, perché il Cucuzza... Ah sì? Ma come l'hai trovato il Cucuzza? Lo conosco da anni. Ma è sempre uguale, eh? Ah, un bell'uomo, guarda. È sempre bello strong. Bello, sotto sotto non posso dire niente, perché... Perché? Perché sennò dopo si vergogna, cioè, perché è una roba... Va bene, va bene, va bene. Parliamo... Tipo la cipollina! Parliamo di cucina. Oh, signor Francesco, sì. Allora, parliamo di cucina, perché oggi iniziamo a preparare... Sì, sì, ho un tic ogni due tac. Iniziamo subito a preparare la prima ricetta di oggi. Che cosa facciamo, Francesco? Allora, faremo una tagliata di rana pescatrice al verde con pistacchi e salsa mediterranea. Ah, che buona! Ma tu sai cucinare, Olga? Si capisce? Certo che faccio il merluzzo è buonissimo. Ah, sì? Che poi è diverso lo stoccafisso dal merluzzo, sono due cose diverse. Sono due cose diverse, sì. Invece la rana pescatrice è un pesce senza spine, no? C'ha la spina centrale. Ah, la spina centrale, oh, come mi piace. Ma la tu di solito cucini sempre pesce? Sì, 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 sempre pesce, sono proprio innamorata del pesce. Sì, va sì. Bene. Mi piace molto il pesce. Sì, sì. Allora non facciamo la rana pescatrice. Quindi, a scegliere questa rana pescatrice. Non ci faccia caso. È raschiamento, qua raschiamento. Tesoro, Olga, allora, noi come ogni giorno diamo tutti gli ingredienti e le dosi che ci occorrono e poi facciamo insieme il piatto col nostro chef. Certo. Sei d'accordo se lancio la pagina grafica? Ma assolutamente, lo facciamo insieme? Certo, bisogna farlo. Come lo diresti tu? Lanciamo subito la pagina del menù per vedere, no? Vediamo. Allora, che cosa ci occorre per questa tagliata di pescatrice con pistacchi, salsa mediterranea e amaro? 600 g di rana pescatrice, 200 g di pancarré, 50 g di capperi, 100 g di olive nere, 300 g di pomodorini, 50 ml di amaro, erbe fresche, sale e pepe e stop. Perfetto. Allora, Francesco? Non hai detto A? No, ma perché? Non ci riesco, no. Ma ti senti a tuo agio? Mi sento bello comodo? Emozionato. Sei emozionato? Sì. Ma perché sei a contatto con due donne, quindi con una rossa e una bruna? Una bruna. Ti è mai capitato in cucina? No, mai. Mai. No. C'è sempre la prima volta. Certo. Senti, la rana pescatrice è un pesce pregiato, anche molto delicato. Sì. Come dobbiamo pulirlo? Allora. Perché è importante. Già, la pelle l'abbiamo già tolta per questione di tempo, quindi... Sì. Adesso dobbiamo tirare fuori i due filetti che si tirano, uno dall'altro e uno dall'altro, perché c'ha un ossificino centrale praticamente. Quindi va diviso praticamente in due parti esatte e va eliminata la parte centrale. Perfetto. Ok, tu hai mai provato a pulire la rana pescatrice, no, Olga? No, questo tipo di pesce no. No. Il branzino, l'orata. Sì. Come la fai di solito? Eh? L'orata? Io la fai faccio al sale. In guazzetto, al sale, con i pomodorini in guazzetto, una voltata, una girata, passi bene la giornata. Senti, invece in questo caso cosa facciamo? Come la prepariamo questa rana pescatrice, Francesco? Allora, dobbiamo fare... leggermente la dobbiamo soffriggere con un po' di olio e poi la dobbiamo panare con la salsa, con
mi sta facendo emozionare. No, ma perché? Ma che se, lo stai toccando? No, che stai facendo? Io da qua non vedo. Se sente qualcosa di duro è il telecomando del cancello. Ah, ok, perfetto. Senti, quindi la devi impanare e far fritta. Lo dobbiamo soffriggere. Soffriggere. Però nel frattempo dobbiamo preparare la salsa mediterranea. Ah, e facciamola, dai. La vuole fare lei? No, dammi del tu, ti prego. Dai, dai, mettiti tu da questa parte, io passo accanto ad Olga. Sì. Olga, sì. E quindi, ma scusami, fammi capire un po', perché noi donne siamo sempre molto attente alla linea, alla dieta. Certo, certo. Oggi lo facciamo un po'... panato, leggermente soffritto questo pesce. Ti va bene comunque? Certo. Io ad esempio Delicata. Faccio una dieta a casa. Sì. Mangio tutto, basta che non l'ingoio e quindi dimagrisco. Perché no. Allora, facciamo quindi la salsa. Quindi non fai dieta, no. Basta stare un po' attenti. Attenti. Sì, poi il pesce mica fa ingrassare. Ma no. Pesce io lo prendo volentieri. Immagino. Allora al ristorante. Al ristorante. Facciamo la salsa. Pomodorini, ciliegini. Certo. Filo d'olio. Filo d'olio, proprio non è il caso di dire filo d'olio, una bella capperi. Manciata di olio. Quanto olio hai messo? Capperi. Quanto olio hai messo più o meno? Occhio e croce? Vabbè, tu vai ad occhio perché sei uno chef di tutto rispetto, però tu di solito che fai? Ti attieni alle ricette, Olga? Oppure vai ad occhio pure no, tu? No, a me piace inventare, improvvisare. Infatti quando cucino ho sempre un catino per vomitare. No, nel senso che ma è bello improvvisare. Ma ti escono bene le cose? Tipo, ti escono bene la prima volta oppure le devi provare, riprovare? No, di solito mi escono bene perché io comunque guardo sempre i programmi di cucina, guardo sempre Telenor. Ma ci guardi ogni tanto? Mancherebbe. Io guardo la televisione 3-4 ore e dopo l'accendo. Ha spento apposta. Quindi va tutto frullato, Francesco? Sì, hai già fatto tutto? Lo facciamo a freddo. A freddo. Allora, giusto per ricapitolare, come abbiamo fatto questa salsa? Olio, pomodorini, ciliegini, olive, capperi, sale, pepe. Olive denocciolate. Capperi e un po' di sale, un pizzico sale di sale. Un pizzico di pepe. Ok, non tanto sale perché comunque i capperi già sono salati, li dissalati tu, però sì, un po' di sale c'è sempre. Sì, li lasciamo sempre dissalare un po', sì. Ok, sì. Va bene, allora, una volta fatta la salsa, passa da questa parte. Prego. Che facciamo? Allora, dobbiamo mettere leggermente... in padella. Ti vedo attenta, Olga. Sì, perché mi piace come lavora Francesco. Grazie. Ma tu di dove sei? Io sono di Varese. Ah. Sì, però vivo un po' a Napoli, un po' a Roma, un po' a Genova, un po' giro, un po'... Ti piace ma girare. Ti piace quindi viaggiare? Ti piace girare l'Italia o anche il mondo? No, l'Italia. L'Italia. Il mondo poco. Mi piace molto. Io amo l'Italia. Amo l'Italia e tutte le regioni dove ci sono varie cucine, la Toscana, l'Umbria. Senti, la in Puglia la prima volta che ci vieni? No, sono già venuta in Puglia, Puglia l'ho girata. Ma tipo, che quando sei venuta qui, a proposito di cucina, quando sei venuta qui in Puglia la volta precedente, che cosa hai mangiato di buono? Ho mangiato, vabbè, le orecchiette sicuramente le ho mangiate. Poi fanno questi funghi particolari, fritti. Sì. Impanati, li ho assaggiati, sono buonissimi. Li fai tu, Francesco, i funghi impanati? Sì. Le cappelle dei funghi impanate, anche la cucuzza piacciono tanto. Ecco. Faccio finta di non aver sentito. Poi primavera, insomma, ecco, una girata, vede, con l'olio. Sì, una girata e una voltata. Ma così lo dobbiamo cuocere, questo pesce? No, la rana dobbiamo scottarlo. Una girata e una voltata. Ah, solo scottato. Scottato. Quindi una girata e una voltata. Sì, passi bene la giornata. Ecco. E questo cos'è? Questa è la panura che abbiamo preparato prima. Come l'hai fatta? Con pan carré. Sì. Pan carré. Erbe fresche. Erbe? Cosa c'è di erbe? Queste sono, si chiama, sono delle erbe particolari, molto fresche, che viene usata molto nella cucina c'è l'erba orientale. Cipollina? Sakura si chiama, è un misto di erbe fresche. Ah, si chiama proprio così, di sakura. Erbe. Si comprano proprio così oppure dobbiamo andare dal fruttivendolo? Dobbiamo dire... Sakura si vendono, c'è proprio già una confezione tutta bella ricca di... Sono così. Va bene, quindi ci hai messo il pan carré e più tutte quelle verdurine tritate. Con un po' di pistacchio tritato. Ah, che buono, ecco perché è tutto verde. A te piace il pistacchio? A me piace molto sulla pizza. Molto, anche mio marito. Io faccio sempre, quando faccio le cose, mio marito... Mi piace la mia cucina. Ma ti vedo un po' triste. Ma non andiamo d'accordo, perché fare l'amore dopo 30 anni di matrimonio è come dar da mangiare una lepre imbalsamata. Guarda che veramente.
mio ma albero, veramente? Guarda. Il mio albero. Io massimo sono arrivata a 10. 10? Anni. Anni. 30 anni sarà una bella fatica sopportare un uomo. Sì, ma secondo te qual è il segreto perché una coppia duri così tanto tempo? Cioè, durare 30 anni con un uomo accanto non è facile. Bisognerebbe farsi l'amante. La differenza fra il marito e l'amante sono 10 centimetri. Di altezza? Di altezza, sì, sì. Ecco. Scusami, non avevo capito. Tieni proprio uno più alto, come Francesco, Francesco. Sei sposato, Francesco? Sì, sì, sono sposato. Ah, sei sposato. Quindi cucinerai a tua moglie delle cose bellissime. No, no, l'incontrare, lei cucina a me. Ah, lei cucina a me, perché è vero, perché è la sua professione, quando va a casa dice no, cucina a te. Ma che hai buttato l'occhio su Francesco? No, però è un bel uomo, è un bel uomo, poi cucina bene. Ah, hai capito ad Olga, hai capito Olga. Bravo. Senti, tu sei che sei tutto un fuoco? Sì. A proposito di bollori, il forno l'hai acceso? Sì. A quanti gradi per quanto tempo dobbiamo infornare? 200 gradi per 12 minuti. Wow. 200 gradi per 12 minuti, inforniamo tutto? Inforniamo. Benissimo. Allora, Olga, Michele, hai visto? Venite qua, che c'è speciale. Una musica che sì, ci aiuta. Vieni con me, vieni, vieni, tesoro, vieni. Benvenuta, grazie, benvenuta. Maestro, maestro. Allora, sentite eccoci. Questa musica in sottofondo? La riconosco. Ma guarda, la musica ciao, che accompagna ciao, la nostra Letizia D'Alessandro. Kinesiologa e nutrizionista. Oh, esatto. È il momento del fitness, tanto per parlarci chiaro, che caro ci Stefano. Oggi? Che ci fai allora, vedere? Oggi maestro facciamo degli esercizi di coppia, quindi non utilizzeremo nessun attrezzo, nessun oggetto, ma utilizzeremo noi il nostro corpo. E ho bisogno sempre di una persona a caso, volontaria. Daremmo io e lei? Cominciamo io e lei, Vai maestro, voglio vedere. Poi vediamo un po' se diciamo, Stefano? Far venire qualche altra ragazza che ci vuole aiutare, giusto? Ormai Stefano è diciamo, molta. Allora, molto primo esercizio. Maestro, da giovane, lei ha mai fatto la bicicletta? No. La bicicletta con le gambe. Sì. Ah, allora oggi facciamo la stessa cosa. Ci mettiamo stesi di fronte. Guardi signora, vedi. Ecco fatto. Guardi, mettiamo le gambe unite. Aspetta che sposto il trasmettitore, ecco. Esatto. E adesso spostiamo prima la gamba destra, poi la gamba sinistra. Scusa, Letizia, bravissimo. Ma fanno i ragazzini questo questa qua. Questa la fanno i ragazzi, però per renderla più difficile ed efficace, maestro, le mani dietro la testa. Quando vengo avanti con il ginocchio destro, vado con il gomito sinistro. Ecco. E viceversa, e salgo. Benissimo, bravo. Allora, aspetti, maestro, allora facciamo così. Siccome vedo che il maestro non collabora perché non vede bene. Non collabora. Chiamiamo una ragazza ad aiutarci. Signora Olga, vuole venire con noi? Ma pensi che bello. Signora Olga. Un applauso alla signora Olga. Che meraviglia. Però non può con quelle scarpe. Mi tolgo subito le scarpe. Vuole una mano? No, no, ce la faccio. Io la facevo la bicicletta, quando ero giovane. Allora, la signora Olga di qua. Ecco. Il maestro di qua. Ecco. Certo. Ma si fa interessantissima. La donna ci riuscirà. I piedi. Maestro, le scarpe a contatto con i piedi della signora? Ecco. Non è bello così. No, non è bello, no. Sì. Aspetta che toglie le scarpe. Si comincia dalle scarpe, ecco, signora Olga, vede? Sono quasi pronto. Sta diventando bravo. Sensuale questa lezione. Sì, direi una bicicletta molto, molto, molto sensuale. Adesso, bicicletta, spingo prima la gamba destra, poi la gamba sinistra, le mani dietro la testa, vado con il gomito verso il ginocchio. Sì. Con il gomito verso l'altro ginocchio. Ecco così. Esatto, bravissime. Ma è una scena proprio assolutamente sensuale. Siete bellissimi e molto romantici. Grazie. Stop. Grazie. Mamma mia. Bellissimo. Ma ha visto il tanga. Prossima. C'ho il tanga triste, il tangoccio. Ah, il tangoccio. Prossimo esercizio. Come andavano? Come andavano? Sono stati molto bravi. Bravi. Si mette vicino a me. Sì, non si bravo. Sì, allora. Allora, state così bravi, siete bellissimi, così adesso vediamo il prossimo esercizio. Allora, maestro, si mette in piedi qui. Sì. Io faccio la cavia questa volta. Ah, ecco. Sono giù, devo prendere le caviglie del maestro, portare sulle gambe. Maestro, mi deve spingere le gambe via, come se... Esatto. E devo resistere. Wow. Le mandi anche in altre direzioni.
Esatto, dall'altra parte. Che bello, vero? Che bello. Brava lei. Che bello. Che si prepari. Adesso che ho paura. Facciamo che... il cambio, la signora Olga su. Sotto traiata. Ragazzi. Non sopra, sopra. Che peccato. La signora Olga, il vabbè. Maestro sotto la signora diciamo Olga. Diciamo che questo è il fitness denoantri proprio. Allora, al momento di la vede la bustina proprio... del tè? Un fitness un tanto al chilo. Maestro, parti sopra allora. Le gambe e spingi più su. È perché... Lo alzi più su la gamba. Stefano, devi più su. Non ci riesco. Non ci riesco. Non ci riesco. Le gambe più su. Esatto, ecco. Spingi ecco. Ecco. Oh. Bravo. Da un'altra a destra, a sinistra, destra, a sinistra. Maestro, su, dai. Maestro, non si è presentato. Non si deve vedere lo spartito qualcosa, non lo so. Però è bravo, dai, però è difficile. Prossimo esercizio. Letizia. L'altro, di... Ma non riusciva... La signora... Che signora Olga? Sta bene. No. Erano emozionati dalla vicinanza. Il maestro non si voleva che... avvicinare. Un piccolo tic, vabbè. Allora, prossimo esercizio, sì. Maestro. Sì. Sempre qui ai miei piedi. I piedi? Sì, in piedi, continuano esatto. Continuano queste lezioni, veramente. Ok. Sui allora, generis. Adesso deve prendere la mia gamba. Aia. Aia. L'altra gamba. Qui la. Bella, la carriola. Mi lasci la carriola. La signora Olga la conosce. Destra. La lasci solo la gamba destra. Riprendo, lascio la sinistra e voilà, riprendo. Rimane fissa, guarda. Esatto. Rimane questa dove fai, non credo cioè, di essere in grado. Da paura. Ci siamo? Non sono maestro in grado sempre di addominare da paura. Ma che bello. Allora, maestro Paratesi. Vado io? Va giù la signora Olga? Se la sente? Però, sì, sì, io sì, direi di sì. Me la sento, anche se sono un po' sorda, faccio poco l'amore, ma me la sento. Me la sento. Te la senti? Secondo me c'è il fisico. Hai il fisico, hai il fisico. Allora, attenzione, la signora Olga. Il maestro mi prenda! La signora Olga. Mi prenda! Mi prenda! Si protegge. Sembra detto bene. Signora Olga, cioè, tenga dentro bene l'addome, ecco. Mi raccomando. Tengo sì. Dentro. Stretto il culetto? Ah oh, sì, è tutto stretto. Più stretto di così. Prova a staccare la gamba destra. Ma bravissima. Eccolo. Molto la sinistra. Vai, wow, brava. Visto? Brava. 54 anni, eh? Letizia ha superato la prova, la signora. Sì, ha superato la prova. Se abbiamo bellissimo. Tempo, facciamo ancora un altro esercizio. Sì, sì, va sì, bene? Assolutamente. Sì, abbiamo tempo. Allora, come va? Sì, sì. Bene, bene, bene. Una bella reazione. Ma io so che la signora Olga fa le pulizie di casa così. Sì. Si mette in questa posizione, si fa aiutare. No, niente, il marito niente, la porta Letizia, e lei fa le pulizie di casa. Allora, il maestro sarà al mio posto seduto, maestra, maestro venga vicino, Stefano, maestro. Maestro, non sto capendo più niente. Stefano. Allora, mi deve prendere cosa? I polsi. I polsi. Ok, e deve tirare verso dietro, fin dove riesce. Ecco. Verso l'alto, ok. È semplicemente questo. È vero? Potrei approfittarne, ma... Sto in questa maniera, sto allungando pettorale e spalle. Pettorale, spalle. Può anche chiudere le mani più vicino tra di loro. Esatto, così sento di più a livello delle spalle. Questo è bellissimo. Chi lo deve fare, secondo te? Allora, secondo me, chi... è senza giacca. La signora Olga può togliere la giacca. Sì, 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 oh, signora Olga, sì, si mette a suo agio. Facciamo vedere sì. Anche questo bellissimo sì, vestito. Scusate bellissimo. Se c'ho la cellulite. Sì, lo metta pure lì. Metta lì. C'è la tacapagna. Allora, signora, prego, si, prego allora, si può accomodare. La signora Olga che fa fitness. Con i piedi davanti, no, seduta semplicemente per terra. Esatto, sì. Così, anche con le gambe. Oh, perfetto. Sì, è meglio. Da casa non guardare. No, direi che è uno piano, spettacolo. Piano, assolutamente. Ok, attenzione, piano, no, esageri, maestro, un po' di meno, se non me la delicatamente, delicatamente. Piano, stop, fermo, adesso può avvicinare, legge.
per me. Lo devo fare a mio marito perché tira tutto quando fa questo. Tira tutto. Tira tutte le spalle, le cose. Ma, si allunga così, ma, signora. Sì, ti sente proprio tirare tutto alle spalle. E il tic va bene, sei guarito. E stop, anche. E stop, e basta. Oh. Facciamo l'ultimo esercizio. Beh, bellissimo, intanto un bel applauso. Bravo. Come va? Come bene, va? Bene. Sì. Sento stretching sarebbe, uno stretching. Esatto, è uno stretching, un bel allungamento questo. Ci stiamo riuscendo molto bene. Letizia sa bene. Cosa. Diamo un voto finale? Abbiamo finito? Facciamo sì. L'ultimo esercizio. Voto finale. Voto finale. Voto finale, secondo me, è un bel 9. 9! 9! Non 10 perché si può sempre migliorare. Si può sempre migliorare. Okay. Grazie alla nostra istruttrice di fitness, Letizia D'Alessandro. Kinesiologa, nutrizionista, tutto un sacco di roba, eh. Nutrizionista, bisognerebbe andare. Vi lascio qua, se no che lei si riprenda, mi raccomando. E io invece passo qui dove c'è ad attenderci Francesco Intini. Nel nostro balcone, nel nostro terrazzo, nella nostra finestra. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio e bentornato. Ma quanta bella roba, che belle, che macchie di colori. Hai notato, Michele, che oggi sono tutte basse queste piante? Piante basse, è vero. E lo sono non solo perché sono giovani, ma rimarranno così sempre in giardino, perché oggi parleremo delle piante tappezzanti o coprisuolo. Tappezzanti o coprisuolo, esatto. Vogliamo elencarne qualcuno? Vedere, allora, tra l'altro hanno dei colori bellissimi. Michele, ti ricordi che cosa dovevamo fare? Ah, c'è la nostra, le nostre piantine. Il nostro semenzaio, il nostro che dobbiamo verificare. Non scemenzaio, semenzaio. Dobbiamo verificare cosa è successo. Ecco. Questa, allora, qui dentro spieghiamo abbiamo bene. Abbiamo seminato nelle puntate precedenti dei semi, abbiamo messo a dimora dei semi di cassia. Ecco, sì. L'abbiamo coperto per garantire un'umidità costante ai semi e adesso, guardate, miracolo della natura. L'ultima puntata non c'era niente. Ecco qui. Sempre che non è che l'hai cambiata. No, quella che abbiamo fatto in Ma studio. Che bellezza. E sono venute fuori le giovani piantine. Avete visto? Anche che i baobab, anche le sequoie partono da queste. Partono così, così poco. Oh, ma questa è una bellezza veramente, proprio di buon pomeriggio. Di questa, buon pomeriggio, sono le piantine. E poi che cosa daranno queste? Sono piantine di una cassia, danno un cespuglio che è alto circa 1,5 m, 2 m, con fioritura. Un metro e mezzo, due. E ce la facciamo prima che finiamo di... Non credo. Quanto perché ci vuole? Impiegano circa 2 anni per raggiungere questa altezza. 2 anni. Quindi ci dovremmo vedere. In giro di un paio di mesi usciranno dalla... Crescono, si continuano a crescere. Bene. Ma una volta che le piantine hanno raggiunto questa dimensione, è necessario eseguire un'operazione che si chiama ripicchettatura, che vuol dire il trasferimento delle piccole piantine in vasetti di questa dimensione, un 5x5. Perché finora noi non abbiamo fatto niente, no? No, non è che abbiamo solo mantenuto costante l'umidità e la temperatura per queste piantine. Prima. Adesso sono troppo folte, sono troppo vicine, hanno bisogno di vivere autonomamente all'interno di un vasetto. Ne facciamo vasetto. Uno di questi per saggio, diciamo, per saggio, per esempio. E ovviamente cosa metteremo sul fondo? La nostra... Le fatti vedere bene, sì. ...pomice, che serve per garantire il drenaggio. Ecco qui. Perfetto. Questa è... Pomice, poi un pugno di terra. Sempre a favore di camera, per favore, sì, Francesco. Ecco qui. Ecco. Quindi andiamo ad estrarre la piantina. Oh, questo è delicato, perché io ho paura di farle male. È delicato, male. Sì, perché comunque la piantina ha poche radici, però con delicatezza, in questa maniera, andiamo a staccarla. Ah, si può tirare proprio? Delicatamente. Abbiamo a che fare con dei bebè. E quello di sotto ci sono le radici? Sotto c'è, ci sono le Teniamolo radici. Teniamolo fermo un attimo, ecco. Così lo riusciamo a vedere. Ecco, guardate le giovani radici della pianta. Che bello. Quindi siamo sicuri di non averle fatto del male. No, anzi, no. Abbiamo... ora le faremo del bene. Adesso le andiamo a collocare. Pratichiamo un foro, basta... Sì. Giustamente i nostri operatori vogliono che gli ascoltatori a casa seguano tutto secondo per secondo. Adagiamo lentamente, delicatamente la piantina nel vasetto. Oh, quindi abbiamo messo dentro le radici con tutto quel pochettino di terra e l'abbiamo coperto. La bagniamo, diamo un filo d'acqua e la facciamo crescere in questo contenitore nei prossimi mesi. Fino a quando... Quindi questa a parte. Sì.
Perché adesso, l'abbiamo fatto questo? Perché? Perché ormai le sorelline, tutte le piantine che sono qui nel semenzaio sono troppo folte, quindi vanno diradate. Hanno bisogno di spazio. Hanno bisogno di essere diradate. E con le altre come faremo poi? E questo ci penso, facciamo, ci penso io. Volevo grazie. Ritornare sulle piante tappezzanti che possono avere. Abbiamo due minuti per impiego. Alcune possono stare bene in ombra, altre possono qualcuna stare di bene. Quelle più note che una, così le vogliamo un garofano tappezzante che questo ha i fiori profumati, sì, che preferisce la posizione pieno sole. Questa rossa è bellissima. Questa è una verbena che ci viene dal Sud America, una verbena peruviana. Invece rossa, questa? Una lantana anche questa sudamericana. Questo invece è un tappezzante africano, una pianta che ha questo fogliame grigio che le permette di vivere a sempre tutto questo adattabile sole. Dove? Possiamo utilizzarle in giardino alla base di un albero, alla base di un cespuglio o nella roccaglia se abbiamo un giardino roccioso all'interno di un giardino roccioso che... oppure se abbiamo un giardino terrazzato possiamo far cascare queste piante perché ecco. Loro hanno la tendenza a svilupparsi in maniera orizzontale, a correre sul suolo. Nel momento in cui non hanno più un piano orizzontale ricadono su un portamento. Scusa, cadente, e se non abbiamo prostrato. Il giardino? In terrazza possiamo creare bellissime, diciamo, possiamo utilizzarle all'interno di ciotole, creare delle ciotole con queste piante, oppure posizionarle nei nostri vasconi. E se non abbiamo il terrazzo? E se non abbiamo il davanzale? Abbiamo il davanzale, possiamo anche in questo si caso può provare? Sfruttarle. Sì. Certo, ne metteremo di meno, di meno. Ma possiamo benissimo ancora utilizzarle. Ancora un minutino per far vedere qualcosa prima che sì, prima possiamo che far vedere la pianta dei... Lotus. La cosiddetta parrot's beak degli inglesi, la pianta dei becchi di pappagallo con questi fiori rossi. Sì. Eccoli continua, qua. Continua pure, non preoccuparti. E anche Francesco. Questa è una pianta tappezzante. Questa è già sì, è sì, ha già assunto il portamento ricadente. È ottima per i giardini costieri. Si chiama Lotus questa pianta. E uno la trova già così. Sì, sì, la trova per agevolare carte. Cosa devi fare sostanzialmente? Poi ti la procedura che abbiamo sempre visto sempre anche nelle altre puntate, rinvasarla, passarla in un contenitore più grande o pienamente direttamente in piena terra. Bellissimo, grazie perché ci riconcili naturalmente con la natura, poi oggi che è il giorno dell'acqua. Esatto. E noi continueremo a prenderci cura delle nostre piantine e di tutto quanto. Torna a trovarci la prossima volentieri. Settimana, grazie come sempre per i tuoi consigli preziosi. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo fra pochissimo, abbiamo tantissime cose ancora da guardare. Adesso queste vi farei vedere se fa riuscire.